Ciao. Ciao, vi raccontiamo un attimino la nostra storia. Vi raccontiamo la nostra storia. Abbiamo comprato questa casa perché doveva essere un nostro sogno. Dovevamo fare una casa vacanze, perché era una cosa che volevamo fare da tantissimo tempo. Abbiamo ingaggiato questa ditta che si è presa Quasi quasi 50.000 50.000 euro euro ed è ed è andata via. scappata senza, ad oggi, giorno 7 settembre, senza terminare i lavori e senza ridarci un minimo rimborso. Ok, quindi adesso noi vi faremo vedere tutta la casa, cioè, la vedete già dietro, vedrete tutto, contratti, bonifici, il nome della ditta non sappiamo se possiamo darvelo, ma se potremo sicuramente lo faremo, così state attenti e vi spiegheremo anche come queste persone sono riuscite a prenderci i soldi, perché non siamo stupidi. Non siamo stupidi, ma ci siamo fatti fregare. Abbiamo pagato in anticipo. Per Abbiamo pagato in lavori che non anticipo. erano ancora stati raggiunti. Esatto. C'è stata della nostra stupidità in tutto questo, Sì, ma però bisogna avevamo anche sottolineare dei il genitori accanto. Nessuno delle persone che avevamo attorno si è reso conto di cosa stava succedendo. Quindi è una cosa che potrebbe succedere anche a voi. E niente, siamo qua per raccontarvi quello che vi è successo e soprattutto per chiedere aiuto. Se qualcuno riesce a darci una mano, consigli, e i lavori che vedrete ci direte se vanno bene o non vanno bene, come dobbiamo fare. E basta. Ciao e grazie a tutti.